Allora, siete collegati con il Palacobilica di Prato per la gara del campionato di Serie A1 di pallamano femminile tra la Touché Gruppo F Prato e il Mezzo Corona. È la prima giornata del girone di ritorno appunto del campionato di Serie A1. Le due formazioni sono pronte per scendere in campo. Intanto vi diamo lettura delle formazioni. La Touché Gruppo F Prato si presenta con il numero 3 Rubino, il numero 5 Micotti Martina, il numero 6 Amerighi, il numero 7 Micotti Rebecca, il numero 8 Borrini, il numero 9 Della Maggiora, il numero 10 Nicolai, il numero 12 Blai, il 15 Barbieri, il 17 Rossi Margherita, il 18 Saccenti, il 20 Rossi Viola, il 23 Martinelli, il 25 il capitano Virginia Occhino, 44 Felet e il numero 88 Davossa, l'allenatrice Valentina Megli. Frattanto c'è intanto la presentazione del Mezzo Corona, che schiera il numero 1 Widenhofer Hellen, il 3 Terrana, il 4 Gislimberti, l'8 Feig, il 15 Plattner, il numero 16 Ratzika, che è atleta greca, 17 De Mattio, 21 Battisti, 22 Della Valle, 23 Mazzucchi, 27 Verones, 33 Italiano, 42 Viedenhofer Julia, 46 Pilati, 82 Campestrini, 99 Buratti, allenatrice Sonia Giovannini. A dirigere questa sfida sono chiamati due arbitri, Alessandro Limido e Nicola Donnini, mentre il commissario di campo è Regalia. Dicevamo, prima giornata del girone di ritorno, una sfida salvezza, perché il Mezzo Corona ha 5 punti in classifica al terzultimo posto, mentre la Touché Prato è più avanti con 8 punti. Ricordiamo che all'andata, proprio all'esordio nel massimo campionato della formazione pratese, che ricordiamo è una matricola di questo campionato, la squadra pratese centrò un bel successo, 2 punti importantissimi, e come lo sono in palio quelli di questa sera, dicevamo, proprio in chiave salvezza. Una Touché Prato che anche oggi lamenta le assenze di Charity Yamu, che è comunque sulla via del rientro dopo l'infortunio al polso, la frattura del metacarpo. Dalla prossima settimana l'atleta pratese dovrebbe, se ci sarà l'ok dei medici, riprendere gli allenamenti e rientrare a disposizione della squadra, mentre oramai campionato finito per Gurra. Sono naturalmente due assenze importanti che hanno pesato sull'economia delle ultime gare di campionato svolte dalla formazione pratese. Mezzo Corona in maglia gialla, i saluti di rito prepartita. E i due arbitri, ripeto, Alessandro Limido e Nicola Donnini, sono pronti a dare il via a questa partita che, ripetiamo, è molto importante, mette in palio punti importanti per la zona salvezza. Hanno già giocato Mestrino e Teramo, hanno entrambe perso, il Mestrino con il Cassago Magnago 28-26, il Teramo ha perso in casa 41-28 con il Cellini Padova.
entrambe le formazioni restano appaiate all'ultimo posto con 2 punti. Ricordiamo che l'ultima formazione retrocede direttamente in Serie A2, mentre le altre si giocheranno la salvezza tramite i play-out. Ultimi preliminari in attesa del fischio d'inizio. Si sono giocate anche la sfida di vertice tra Erice e Pontinia, con la vittoria in Sicilia del Pontinia per 27-22. La formazione del Pontinia guida la classifica con 22 punti davanti al Salerno che ne ha 21, Erice 18. Queste le prime 3 posizioni in classifica. Tutto pronto per l'inizio di questa sfida che, dicevamo, segna l'inizio del girone di ritorno. È anche la prima partita del nuovo anno. Si riprende dopo la sosta per le festività natalizie. E si parte con palla per la formazione pratese. Borrini, giro palla, Barbieri, Borrini, Martinelli, Micotti, Rossi, giro palla della formazione pratese, c'è passivo, bisogna andare al tiro. Si ripartirà dai 9 metri, ma bisognerà andare al tiro velocemente perché c'è passivo. Ci prova e va a realizzare, Rossi Margherita. Siamo già dall'altra parte, ora manovra mezzo corona. Da Campestrini a Faig. Ancora Campestrini. Penetrazione del numero 8, Faig. Palla recuperata però ancora dal mezzo corona che va a realizzare con Gislimberti. Mentre siamo già dall'altra parte, gol di Gislimberti che ricordiamo è la capocannoniere di questo campionato, naturalmente prima dell'inizio di questa giornata di gare. Dall'altra parte penetrazione e fallo su Rossi Margherita, si riparte con i 9 metri Prato, Barbieri, Borrini e la parata di piede del portiere trentino e riparte mezzo corona. Parata però recupera, parata di Felet, ma palla recuperata ancora dal mezzo corona. C'è il fischio del direttore di gara, si ripartirà con i 9 metri. Ancora la squadra in maglia gialla che manovra. Campestrini. La numero 4 Gislimberti finisce per perdere palla, contropiede Prato che va a realizzare con Martinelli e si riporta sul 2-1. Palla persa dalle trentine in attacco, rapido contropiede del Prato che recupera ancora palla, però i direttori di gara vedono un fallo
si ripartirà con 9 metri per la formazione trentina. Campestrini, Faig, ancora Faig, ancora per la numero 82, ma è ancora Gislimberti che va a realizzare il suo secondo personale. Mentre dall'altra parte c'è la penetrazione dall'ala di Micotti che subisce fallo e c'è il tiro dai 7 metri, rigore per Prato. Va a incaricarsi della battuta dai 7 metri Borrini. La finta e poi la rete di Borrini che realizza il rigore e riporta avanti Prato 3-2 per la formazione allenata da Valentina Megli. Manovra la formazione ospite, Faig, c'è il fallo di Ucchino, si ripartirà con i 9 metri, penetrazione, tiro alto, però c'è il fallo sul numero 82 Campestrini, ancora 9 metri. Ancora 9 metri per mezzo corona. Da Terrana a Faig. Campestrin, Gislimberti, giro palla della formazione del mezzo corona. Poi c'è il tiro smorzato, ma recupera Prato e può ripartire Ucchino in contropiede e va a realizzare Virginia Ucchino e porta Prato sul più 2, 4 Prato, mezzo corona 2. Penetrazione di Campestrini, c'è il fallo di Ucchino, c'è il rigore, tiro dai 7 metri per la formazione del mezzo corona, Campestrini dai 7 metri e la parata di Elena Felet che neutralizza il tiro dai 7 metri della numero 82 Campestrini. E ora Prato, touché Prato, touché gruppo F Prato che manovra. Martinelli, Rossi, Martinelli, Borrini. Palla recuperata con qualche difficoltà dal Prato. C'è il fallo su Margherita Rossi. Si riprende dai 9 metri Prato. Già battuta la punizione, Borrini. Sbaglia Prato, palla che finisce fuori, si riparte con la rimessa del mezzo corona che può così impostare una nuova azione offensiva. Il punteggio è 4-2, quando sono passati 7 minuti e mezzo c'è ancora una parata di Felet. Dicevamo 4-2 quando sono passati 7 minuti e mezzo. Dall'altra parte il tiro di Rossi e la risposta del portiere Razzica. Giocatrice di nazionalità greca. Siamo già dall'altra parte. La penetrazione, il tiro fuori del numero 8 Faig, ma gli arbitri ravvedano il fallo e c'è il tiro di rigore, questa volta il numero 4 Aurora Gislimberti
a cercare di realizzare, va a realizzare il tiro dai 7 metri e il suo terzo gol personale. Tiro del numero 15 Barbieri, ribattuto, palla riconquistata dal mezzo corona e la parata ancora della Felet, e può rimpostare ancora la Touche Prato. Borrini, Martinelli, Rossi. Con Ucchino in posizione di pivot e alle ali Martina, Micotti e Barbieri. Il tiro e la rete, e la rete della numero 8 Borrini, seconda rete personale. Prato che si riporta sul più 2, 5-3. Ora mezzo corona a manovrare. La Faig, poi dall'ala la numero 33 italiano, poi ancora Faig, penetrazione, tiro fuori, però c'è il fallo, si ripartirà con 9 metri per mezzo corona. Gislimberti, la finta, c'è il fallo, ancora 9 metri per mezzo corona e c'è il passivo. Gislimberti va a trovare la rete, quarta rete personale, mentre dall'altra parte Barbieri va a realizzare dall'ala. Barbieri va a realizzare dall'ala e Prato ritorna più 2. Sono passati 11 minuti di questo primo tempo, Prato avanti di 2, tiro alto ma c'è il fallo sulla numero 82 Campestrini. Si riparte con punizione dai 9 metri. Intanto c'è il primo time out della partita richiesto dalla panchina della formazione trentina. Se ne sono andati 11 minuti di questo primo tempo che vede la formazione pratese in vantaggio per 6-4. Un buon inizio della formazione pratese allenata da Valentina Megli. Ricordiamo, questa è una partita importante in chiave salvezza. Il mezzo corona, dicevamo, è penultimo, terzultimo con 5 punti, il Prato di punti ne ha 8. È finito il time out e si riparte con possesso palla della formazione pratese, scusate, del mezzo corona. Il fischio del direttore di gara e si può ripartire. Mezzo corona che fa girare palla, Faig, Gislimberti, penetrazione della Campestrini ma c'è infrazione di passi e si ripartirà con la punizione Prato. Borrini, Martinelli, Rossi, Borrini, anche qui infrazione di passi e può ripartire il contropiede, palla però troppo lunga. Fortunatamente per Prato, che aveva
commesso un errore con con Borrini, non ne ha approfittato mezzo corona con questo lancio troppo lungo che si è perso sul fondo. Manovra ancora Martinelli, Rossi, Martinelli, Borrini, Rossi, Perucchino che va a realizzare Virginia Ucchino il suo secondo gol personale e porta Prato sul più 3. C'è anche sfondamento e può ripartire Prato, lancio lungo però recuperato dalla Campestrin, troppa fretta nel ripartire in questa azione. Prato aveva riconquistato palla per il fallo di sfondamento. Palla recuperata dal mezzo corona, però c'è un'infrazione della numero 3 Terrana e può ripartire Prato che è avanti di 3. Borrini dentro per Lauchino, però c'è il fallo e ci sono 2 minuti per la numero 3 Terrana. Il possesso però resta per mezzo corona che ora giocherà 2 minuti in inferiorità numerica. Gislimberti, Campestrin, Faighe, la penetrazione e la rete. La rete della numero 8 Faig. Riparte la Touche in avanti. Prato che deve sfruttare la superiorità numerica. Rossi, 9 metri, già battuto. Martinelli, Rossi. Borrini che va a realizzare la sua terza rete personale, riporta a più 3 Prato, 8-5 il punteggio quando il cronometro è a 14 minuti e 30 secondi di questo primo tempo. Ancora mezzo corona in inferiorità numerica per i 2 minuti inflitti a Terrana. Fa girare palla la formazione e poi va al tiro Gislimberti, però c'è il fallo, si ripartirà con i 9 metri. Campestrin, ancora fallo e si ritorna in parità. Sono passati 2 minuti, si ritorna in parità numerica 7 per parte con mezzo corona che manovra. Italiano dall'ala, pallone termina fuori, deviato dal portiere Elena Felet. E può ripartire Prato che ha la palla anche del più 4. Palla recuperata comunque da Borrini. Martinelli, Rossi. Ancora Rossi, Borrini. Il tiro di Borrini e la rete. La quarta rete di Beatrice Borrini. Più 4 Prato al 16esimo e per ora il massimo vantaggio della partita. Manovra ora Campestrini, Gislimberti,
ancora la numero 82 che va al tiro e trova la rete, e trova la rete Campestrini, mentre dall'altra parte il tiro di Rossi viene parato dal portiere trentino Razzica e la squadra ospite può manovrare. Campestrini, tiro nettamente alto, non c'è fallo, dicono direttori di gara, sbaglia ancora il lancio per Gislimberti e questa volta ci sono ci sono i 2 minuti per Ucchino per il fallo sul numero 4 Gislimberti. Si riprenderà con i 9 metri e ora Prato giocherà in inferiorità numerica per i 2 minuti inflitti a Virginia Ucchino. Si riparte dai 9 metri con mezzo corona, Gislimberti, Faig, Campestrini. C'è ancora una punizione, 9 metri per la formazione trentina. Palla dall'altra parte, la traversa colpita dal numero 22 della Valle, palla che poi si perde al lato, rimessa per la Touche Gruppo F che può ripartire. Entrata fra l'altro in posizione di ala anche Davossa, che ha preso il posto di Barbieri. Martinelli, Borrini, Rossi, palla dentro, però i piedi erano già in area e lancio lungo per il numero 27, per il numero 27 Verones, riesce in qualche modo a fermare l'azione Prato, si riprende con la punizione per la formazione trentina che manovra e Della Valle va a realizzare, la numero 22 Della Valle va a realizzare, si riporta mezzo corona a meno 2 e questa volta è Valentina Megli a chiedere time out. Time out richiesto dalla panchina pratese, il cronometro segna quasi 19 minuti, siamo al 18:59 di questo primo tempo che vede la Touche Prato in vantaggio di 2-9-7 grazie alle 4 reti di Borrini, miglior marcatrice della partita insieme alla Aurora Gislimberti, 4 reti per la ragazza del mezzo corona che ricordiamo è la capocannoniere di questo campionato di Serie A1. Ricordiamo anche che fino a che non si era infortunata il capocannoniere del campionato di Serie A1 era stata Charity Yamo, che tra breve dovrebbe rientrare nelle file della formazione della Touche Gruppo F Prato. Dopo il time out si riparte, Prato in inferiorità numerica per i 2 minuti assegnati a Virginia Ucchino. Rossi, Martinelli, si ritorna in parità, sono passati 2 minuti, tutte formazioni in parità, è rientrata Virginia Ucchino,
c'è passivo, bisogna andare al tiro, lo fa la Rossi, respinge il portiere e può ripartire la formazione del mezzo corona. Tiro dalla distanza, ma Razzica è riuscita a respingere la conclusione di Rossi. E ora mezzo corona manovra sul 9-7 per Prato, la palla per tornare a meno 1. Campestrini, palla lunga per Della Valle, ancora Campestrini, il tiro di Gislimberti che però termina al lato, no scusate, del numero 46 Pilati, tiro che termina al lato, può ripartire la Tusce Prato. Manovra con Rossi, Borrini, è rientrata frattanto Barbieri sull'ala, Martinelli, Borrini, Rossi e la parata di piede di Razzica e può ripartire mezzo corona. Campestrin, Faig, fermata poi dall'ala Della Valle, tiro alto sopra la traversa della porta difesa da Felet che può far ripartire l'azione delle proprie compagne con il punteggio che resta ancora fermo sul 9-7 per la formazione pratese. Barbieri, Borrini, Martinelli, Rossi, Borrini. Il tiro di Borrini deviato e poi ci mette una pezza il portiere. Lancio lungo. Pallone recuperato però dal 2 minuti però a Davossa. 2 minuti al numero 88 Davossa. E c'è anche la punizione per mezzo corona. Sembrava che il fallo fosse avvenuto dopo che il pallone era stato recuperato da Virginia Occhino, ma gli arbitri non sono di questo avviso. Ci sono stati 2 minuti per Davossa e la punizione anche per mezzo corona. Gislimberti, Faig, Campestrini, Faig che va a realizzare il suo secondo gol personale, Faig, e riporta mezzo corona a meno 1. 9 Tusce Prato, 8 mezzo corona al 22esimo di questo primo tempo, con la formazione di casa che ora manovra con in inferiorità numerica per i 2 minuti inflitti a Davossa. Borrini, c'è il fallo, 9 metri Prato, Ucchino, Borrini, Rossi, Martinelli, c'è sfondamento, sfondamento, può ripartire mezzo corona. E il tiro del numero 27 Verones però si perde fuori e può ripartire Prato. E ora manovra Ucchino, Borrini, Martinelli, Rossi. Ancora Borrini, Rossi e c'è il rigore per il fallo subito da Margherita Rossi, rigore che va a incaricarsi di battere Borrini. Frattanto rientra anche Davossa,
Borrini e la parata di Razzica e si resta sul 9-8. La parata del portiere del mezzo corona che ha neutralizzato il rigore di Borrini e ora la formazione ospite può manovrare, perde palla però, contropiede Prato, se ne va Micotti e la parata del portiere recupera ancora Prato con Rossi. Azione un po' confusa. Contropiede Prato con la parata del portiere, poi palla ora recuperata dalla Touché che manovra. Margherita Rossi, palla in qualche modo recuperata. Borrini, Perucchino. Fermata la numero 25 del Prato, punizione dai 9 metri per Prato. Rossi, Borrini c'è passivo e va a trovare il gol Borrini nell'angolino alto alla destra del portiere Razzica, che questa volta non ci può arrivare. E Prato ritorna avanti di 2 a 4 minuti dalla fine del primo tempo. Manovra ora mezzo corona. Gislimberti, Faig, Campestrini. Infrazione di passi. Palla in mano alla Touché Prato. Margherita Rossi, Borrini. Palla troppo lunga, può ripartire il contropiede e Gislimberti va a realizzare il suo quinto personale. Errore in fase d'attacco di Prato. Contropiede di mezzo corona e quinto gol per la Gislimberti. E mezzo corona che torna a meno 1, 10 Prato, mezzo corona 9. Quando siamo a poco meno di 3 minuti dalla fine del primo tempo. Prato che manovra. Margherita Rossi si libera, va al tiro, però c'è il fallo, si riparte con i 9 metri Prato. Ucchino, Borrini, Barbieri, Rossi, Martinelli, Rossi, Perucchino che va a realizzare terzo gol personale. Perucchino, siamo già dall'altra parte con Gislimberti che manovra, Campestrini, Della Valle. Fermata, punizione, 9 metri per mezzo corona. Faig il tiro, trova la rete, la numero 8 del mezzo corona, e riporta a meno 1. Margherita Rossi, la penetrazione, il fallo. Barbieri, Borrini, ancora Barbieri, Borrini, Rossi, Martinelli e va al tiro che colpisce il palo Barbieri. E ora un minuto e mezzo dalla fine, mezzo corona alla palla del possibile pareggio. Manovra la formazione trentina, Faig, Gislimberti, Faig, Campestrini, perde palla. Gli arbitri la vedono un fallo, ma insomma non,
non ci sembrava, comunque così è, palla per mezzo corona, Faig, Gislimberti va a realizzare, penetrazione di Gislimberti e va a raggiungere il pareggio proprio a uno dal termine, 11 pari. Quaranta secondi al termine, palla in mano a Latouche. Ucchino, Borrini, penetrazione per Ucchino. E poi palla persa dalle ragazze pratesi. E ultimi 15 secondi, lancio lungo, palla recuperata da Prato. Sull'ala per Micotti, il tiro, il fallo e c'è il rigore sulla sirena. Il numero 15 Barbieri a cercare di realizzare il tiro di rigore. Barbieri realizza il suo secondo personale e si va al riposo con Prato in vantaggio di 1, 12 a 11. La formazione pratese ha avuto anche un massimo vantaggio di 4, 9 a 5 al sedicesimo, poi a un minuto dalla fine di questo primo tempo mezzo corona è riuscito a trovare il momentaneo pareggio 11 e 11 e poi ora proprio a fil di sirena è arrivato il rigore trasformato da Barbieri che manda le due squadre all'intervallo con Latouche e Prato avanti per 12 a 11 e ci risentiamo per il secondo tempo.
Torniamo in collegamento dalla Palacobilica di Prato per il secondo tempo di Touché Gruppo F Prato Mezzo Corona. Primo tempo che si è chiuso con le pratesi in vantaggio di 1-12-11. Primo tempo equilibrato, che però ha sempre visto la formazione di casa in vantaggio. Massimo vantaggio al 16esimo, più 4, 9-5. Poi le ragazze trentine hanno trovato il momentaneo pareggio 11-11, proprio a un minuto dalla fine del primo tempo. Si riparte in questo secondo tempo con Mezzo Corona in attacco. La penetrazione di Feig e la Blai è entrata in campo, Beatrice Blai, al rientro dopo un lungo infortunio. Dall'altra parte c'è la rete della Borrini, c'è la rete della Borrini, più 2 Prato. Dicevamo, in questo secondo tempo è entrata a difesa della porta, difendere i pali della porta pratese, Beatrice Blai, che era già rientrata in gruppo da un paio di settimane. E ora il numero 17 che colpisce il palo, numero 17 De Mattio colpisce il palo e Natusce Prato in avanti può ritornare sul più 3. Martinelli, Rossi, Borrini, poi perde palla Lauchino e può ripartire Mezzo Corona. Gislimberti, Feig, palla dentro, recuperata da Prato. Riparte Margherita Rossi per Martinelli. Palla però recuperata dalla formazione trentina. Errori da una parte e dall'altra in questa fase. Manovra ora in avanti Mezzo Corona. Campestrin, la traversa! La traversa, palla recuperata da Prato. C'è la punizione, dovrebbero esserci anche... No. Entra la numero 6 Amerighi, momentaneamente al posto di Margherita Rossi. Martinelli, Amerighi, della Maggiora Amerighi, tiro di Martinelli parato dal portiere Razzica e può ripartire Mezzo Corona e va a realizzare Gislimberti il suo 7° gol personale, miglior marcatrice dell'incontro, mentre dall'altra parte il tiro di Martinelli, ancora la parata, chiedeva fallo la numero 23 del Prato. Non sono stati dello stesso avviso i due arbitri, Alessandro Limido e Nicola Donnini. E Mezzo Corona in avanti, Feig, Gislimberti, dall'ala la numero 17 De Mattio, ma c'è la risposta ancora di Beatrice Blai e torna in campo
Margherita Rossi. Manovra la formazione pratese. Martinelli, Rossi, ancora Martinelli, Rossi, Borrini, dentro Perucchino, c'è il fallo, si ripartirà con i 9 metri Prato. Già battuto Borrini, penetrazione, tiro, c'è la rimessa laterale Prato per la deviazione della maggiore Aucchino. Martinelli, Rossi, Borrini, Martinelli, il tiro di Martinelli colpisce la traversa e può ripartire mezzo corona. Sono passati 5 minuti di questo secondo tempo, punteggio 13-12 per Prato. Gislimberti dall'ala per... e la parata ancora di Beatrice Blai sul tiro di Pilati, mentre dall'altra parte va a realizzare Martina Micotti. C'è stata la parata in precedenza di Blai sulla conclusione ravvicinata di Pilati e sull'azione successiva dall'ala Martina Micotti è andata a realizzare per il 14-12 per Prato. Manovra mezzo corona, Gislimberti, Campestrini, il tiro che si perde al lato, forse c'è stata anche la deviazione, la leggera deviazione del portiere. Siamo già dall'altra parte con Margherita Rossi, Borrini e poi il tiro di Amerighi. Rientra il numero 23 Martinelli. Mezzo corona, Gislimberti, Faig, penetrazione della numero 22 della Valle, si ripartirà con la punizione per mezzo corona da 9 metri. Gislimberti va a trovare la rete con la conclusione dalla distanza. Ottavo centro personale per la numero 4 del mezzo corona. Amerighi, Rossi, Amerighi della Maggiora, penetrazione, tiro dall'ala e parata del portiere Razzica. E può ripartire mezzo corona che ha la palla ancora del possibile momentaneo pareggio. Gislimberti, c'è il fallo, 9 metri già battuto. Faig, Gislimberti, ancora la numero 8 per il tiro di Campestrin, palo della numero 82 del mezzo corona. Può ripartire Prato. Margherita Rossi, penetrazione, va giù, c'è solo punizione, già battuta dai 9 metri da Ucchino. Borrini, Rossi,
della Maggiore Amerighi. Penetrazione, tenta il sottomano Borrini, non riesce, pare al portiere, ancora avanti mezzo corona. Da Campestrina, Faig, Gislimberti, giro palla della formazione del mezzo corona, poi Gislimberti si gira e va a realizzare, gran giocata della numero 4 dall'altra parte, Margherita Rossi fa un two cost dalla propria area alla porta avversaria e va a realizzare il suo secondo gol personale e riporta avanti Prato 15-14. Mezzo corona che manovra, Faig fermata, 9 metri per la squadra ospite. Gislimberti fermata da Margherita Rossi. Il tiro termina fuori e può ripartire Prato. Amerighi, Borrini, Micotti, Borrini, giro palla della formazione pratese della Maggiora e il palo di Amerighi, rientra per la fase difensiva Martinelli. Palo della giovane numero 6 del Prato. Gislimberti, ricordiamo, miglior marcatrice dell'incontro con 9 reti fino a questo momento. Campestrin recupera ancora palla mezzo corona e va a realizzare Della Valle, firmandolo il momentaneo pareggio 15 pari. Poi dall'altra parte Margherita Rossi, penetrazione vincente che riporta avanti Prato 16-15 al dodicesimo della ripresa. Mezzo corona ora con Gislimberti, poi la numero 8 Faig. Ci sono 2 minuti per la trattenuta dell'Aucchino, sono i suoi secondi 2 minuti. Prato che ora sarà in inferiorità numerica. Ritorna in campo la numero 3 Terrana nella formazione ospite. Gislimberti, Faig e il palo della numero 22 Della Valle, palla recuperata da Prato che ora è in inferiorità numerica. Giro palla
Margherita Rossi, Micotti, Borrini, il tiro di Borrini, la parata e può ripartire Mezzocorona. Faig, penetrazione, la rete del numero 8 Faig, quarta rete personale, siamo sul 16 pari. Comprato che manovra ancora con in inferiorità numerica. Martinelli, Borrini, Martinelli, Rossi, Margherita Rossi, c'è il fallo. Potevano starci benissimo anche 2 minuti, gli arbitri fermano il tempo. Va Martina Micotti a incaricarsi della battuta del tiro di rigore e va a realizzare il tiro dai 7 metri e si ritorna anche in parità numerica. 17-16 a metà della ripresa, siamo al 15° esatto in questo istante. Faig Gislimberti, questa volta il tiro termina al lato della porta difesa da Blai, può ripartire Prato, Amerighi, Rossi, fa girare palla la squadra pratese. Rossi, Della Maggiora, Amerighi, penetrazione, tiro, ma c'è il fallo e c'è il rigore, difesa in area, quindi rigore conquistato da Amerighi, che ora torna in panchina. Valentina Megli sta alternando nella fase d'attacco Amerighi. Vediamo ora Martina Micotti e la parata del portiere, che neutralizza il tiro di rigore che poteva portare Prato avanti di 2. Si resta sul più 1 con Mezzocorona a manovrare. Faig, Gislimberti, Faig, Campestrini. Dall'ala per il numero 27 Verones, che va a realizzare e a riportare le squadre in parità 17-17. Tucce, Prato in avanti, Amerighi, Rossi, Ucchino, Amerighi, Borrini, la traversa di Borrini e può ripartire la formazione trentina, che questa volta sul 17 pari alla palla per portarsi in vantaggio. Faig, Gislimberti, fallo, si riparte dai 9 metri, la numero 3 Terrana, c'è ancora fallo su Gislimberti. Faig,
Campestrini, Faig, Gislimberti passivo e la parata di Blai sul tiro quando l'arbitro aveva già alzato la mano per il passivo. Siamo già dall'altra parte con Ucchino che va a realizzare, Ucchino il suo quarto personale, riporta avanti Prato. Riporta avanti Prato 18-17. Partita che si gioca punto a punto. Recupera palla Prato e Martina Micotti si invola verso la porta e va a realizzare. Va a realizzare Martina Micotti e riporta Prato sul più 2. E c'è il time out. Time out richiesto dalla panchina del mezzo corona. Break della formazione pratese. Con la rete prima di Ucchino e poi il contropiede di Martina Micotti. Punteggio quando siamo al 19esimo, 18-59 per l'esattezza. Vede la squadra della Tusce Prato in vantaggio di 2, 19-17. In questo secondo tempo, partita giocata punto a punto dalle due formazioni. E ora c'è stato questo mini break della formazione allenata da Valentina Melli che ha riportato Prato avanti più 2 e si riparte con il possesso palla del mezzo corona dopo il gol realizzato da Martina Micotti. Faig va a realizzare la numero 8 a trovare l'angolo. Non era buona la rimessa da centrocampo, si riparte ora dopo il gol della Faig che ha riportato mezzo corona a meno 1. Amerighi, Rossi, Borrini, Micotti e Della Maggiora sulle ali, Ucchino come pivot, questo e 7 giocatrici della Tusce. Amerighi, Borrini per Ucchino, pallonetto troppo alto e può ripartire mezzo corona. Faig, Campestrini, Gislimberti, e Gislimberti va al tiro ma para, Blai, c'è ora un fallo su Ucchino. Gli arbitri non ravvisano in 2 minuti in questo caso per il colpo al viso subito dalla numero 25 del Prato. E si riparte con la squadra pratese in avanti. Della Maggiora, Amerighi, Rossi e il tiro di Borrini che però termina alto. Però in questo caso gli arbitri ravvedono il fallo su due minuti però dopo il tiro, quindi 2 minuti per la numero 8 Faig. Però il fallo ci sarebbe stato secondo i direttori di gara dopo il tiro fuori del Prato, quindi si riparte con il azione d'attacco Prato.
punizione per dai 9 metri per mezzo corona. No, il gol non è valido perché c'è stata un'infrazione d'area della numero 4 Gislimberti. E può ripartire Prato e c'è time out richiesto da Valentina Megli. Time out richiesto dalla panchina Prato. Partita che viaggia sui binari dell'equilibrio. Questo secondo tempo, massimo vantaggio di 2 gol del Prato, un mezzo corona che è sempre in partita, attaccato alla partita. Siamo sul 19-18 per Prato, 21-55. 8 minuti 8 minuti alla fine della partita. Si riparte con la palla in mano a Prato dopo il time out richiesto dal tecnico pratese Valentina Megli. Borrini, Rossi, penetrazione di Rossi che va giù in area, difesa in area e c'è i 7 metri, rigore Prato, questa volta è Ucchino, Virginia Ucchino che va a realizzare. C'è stata un'infrazione, ha mosso il piede prima e ha vanificato la realizzazione, quindi si rimane sul 19-18. Dall'altra parte manovra mezzo corona Gislimberti, Campestrini, Della Valle che va a realizzare. Va a realizzare Della Valle, mentre dall'altra parte c'è il fallo su Rossi. 19 pari. Amerighi, Rossi. Della Maggiore, Amerighi. Borrini, Rossi. Della Maggiore, Amerighi. Amerighi va a realizzare. Va a realizzare Amerighi. E riporta avanti Prato. Penetrazione in area. E bella giocata della giovanissima numero 6 del Prato. Viola Merighi, classe 2006. Gislimberti dall'altra parte, Faig. E il gol della Gislimberti, il 10° gol personale. Miglior marcatrice dell'incontro e capocannoniere del campionato di Serie A1. Aurora Gislimberti, classe 2004. Si riparte con la punizione Prato. Rossi va giù, ancora rigore Prato conquistato da Margherita Rossi.
e questa volta va la stessa Margherita Rossi dai 7 metri. E va a realizzare Margherita Rossi. E riporta avanti Prato di 1. Gislimberti questa volta non trova lo specchio della porta difesa da Blai. La palla termina fuori e può ripartire Prato. Amerighi, Rossi sull'ala per Micotti e c'è il rigore, fallo, e c'è il tiro di rigore ancora per Prato. Siamo a meno di 4 minuti dalla fine. Se ne incarica ancora Margherita Rossi. E va a realizzare Margherita Rossi. Prato torna a più 2, 22 a 20. Siamo nella fase decisiva della partita. E c'è il gol della Faig subito dall'altra parte. Il gol della Faig che accorcia subito le distanze. Marcatura uomo per Margherita Rossi della Maggiora. Borrini recupera la palla. Amerighi. Ci sono i 2 minuti per la numero 27 Verones. È rimasta a terra della Maggiora. Sono in campo i sanitari, problema al piede. Gioco è fermo, 27-08, mancano meno di 3 minuti alla fine della partita con la Tusce Prato in vantaggio di 1, 22-21. Sanitari in campo per prestare soccorsi della Maggiora. Gioco fermo, dicevamo 22-21 per la formazione pratese. Frattanto deve uscire della Maggiora con il ghiaccio sulla pianta del piede. E c'è anche il time out richiesto dalla formazione pratese. Avevamo 3 minuti alla fine della partita con Prato in vantaggio di una rete, e quando si rientrerà avrà anche possesso palla e avrà i 2 minuti di superiorità numerica.
Ricordiamo Borrini nelle file del Prato con 6 reti, miglior marcatrice, seguita da Margherita Rossi e Virginia Occhino con 5, mentre nel mezzo corona Aurora Gislimberti con 10 reti, la top scorer della partita. Ricordiamo anche la capocannoniere di questo campionato della Serie A1. Terminato il time out, si riparte. Frattanto è entrata in campo anche Rubino al posto di Della Maggiora all'ala sinistra. Prato ora in possesso palla, la palla per andare avanti di 2, sarebbe importantissimo segnare questa rete. Martinelli, Rubino, Rossi, Martinelli, Borrini, Martinelli e Rossi, fermata Ucchino. Prato che ha il giocatore in più, penetrazione, c'è il fallo, c'è anche però il passivo e bisogna andare al tiro. E tiro fuori di Martinelli, tiro fuori di Martinelli, peccato. Ora mezzo corona che però attacca con uno in meno. Faig per Gislimberti e la parata di Beatrice Blai, e può ripartire Prato. Ucchino, Margherita Rossi per Rubino che va a realizzare, porta più 2 Prato a 1,5 dalla fine. Recupera in qualche modo palla mezzo corona. E ora c'è il time out richiesto dalla panchina del mezzo corona. Poco più, 1:07 alla fine, Prato in vantaggio di 2. Grazie alla rete della Rubino. Time out richiesto dal mezzo corona. 1:07 alla fine. Mezzo corona in inferiorità numerica. Prato che dovrà difendere. Si riparte. Gislimberti, Faig, e il palo di Gislimberti, e a questo punto Prato ora si torna in parità numerica, meno di 1 minuto, Prato ha la vittoria nelle sue mani. Ora 40 secondi alla fine. Viene palla la formazione pratese e poi il tiro parato e poi di Martinelli. 20 secondi alla fine, punizione e palla recuperata da mezzo corona. 10 secondi, va a realizzare la Gislimberti l'11° gol. Ma Prato può festeggiare questa importantissima vittoria, 23-22 con mezzo corona, vittoria importantissima in questo
scontro salvezza. Prato sale a 10 punti in classifica e aggancia Ferrara e distanzia di 5 punti la formazione trentina e si porta anche a più 8 dall'ultimo posto in classifica, quello che vuol dire retrocessione diretta. Vittoria importantissima della formazione allenata da Valentina Megli, è stata una partita tiratissima, combattuta punto a punto, che poi alla fine ha visto la vittoria della formazione pratese per 23-22. Vi salutiamo dalla Pala Cobilica di Prato e l'appuntamento è alle prossime partite della Touché Prato, che ora va a festeggiare con i propri tifosi, ai prossimi appuntamenti della Touché Prato su Eleven Sport. Buonasera a tutti.